Per qualcuno, quanto è accaduto ieri, questo down di Facebook, Instagram e WhatsApp è stato positivo. Qualcuno ha spento addirittura il telefono e si è riposato, per qualcun altro invece c'è stata addirittura una crisi di panico per tantissime ore, soprattutto nel pomeriggio e di sera tardi quando si trasmette il maggior numero di messaggi, invece tutto è stato oscurato. Naturalmente Facebook sta cercando, dopo aver chiesto scusa a Zuckerberg e ai suoi collaboratori, di capire che cosa effettivamente è successo. Pare che sia stato un errore materiale interno, ma la reazione a questo, che è stato dal 2008 il più lungo down delle piattaforme di Zuckerberg, sicuramente ha registrato opinioni diverse e anche reazioni diverse. È chiaro che sarà molto interessante capire questo digiuno da social network, in particolare dalla messaggeria veloce come Facebook, che cosa ha comportato, anche se c'è stato chi ha cercato altri canali per ovviare a questo inconveniente. Addirittura c'è stato anche chi ha spolverato i vecchi SMS ormai passati di moda, che in un certo momento di emergenza come quello che è accaduto nelle ultime ore sono serviti e hanno avuto anche un loro momento di gloria. Certo, c'è da capire anche come la reazione è stata diversa a livello generazionale. I giovani hanno reagito quasi non riuscendo a sopportare questa mancanza da social network e da messaggeria veloce, invece le persone un po' più adulte l'hanno presa con filosofia e si sono fatti un bel pomeriggio di riposo, di digiuno da social network.